Eccoci qua, mercoledì 4 maggio 2016, puntata numero 33 di Virtus Style. Buonasera a tutti, ci avviciniamo alla partita contro il Pescara, domenica pomeriggio, all'ora del tè, ma soprattutto una settimana, se vogliamo, incandescente, non dal punto di vista meteorologico, anzi tutt'altro, a Lanciano, dopo le scorie lasciate dalla sconfitta contro l'Avellino. Tutto si è complicato paradossalmente nel cammino della Virtus, già difficile, irto nella direzione salvezza. Tre gare al termine di questo campionato di Serie B, poi lo ha ammesso anche Primo Maragliulo dopo la gara contro l'Avellino. Ci sono anche i play-out eventualmente da sfruttare, tutto questo, ma del momento della Virtus, tutto ciò che ne ha colorario, anche della sfida contro il Pescara, ne parleremo con il solito parterre de roi. Questa sera mi viene a trovare per la prima volta con molto piacere Gianfranco Semproni. Ciao Gianfranco. Buonasera, come buonasera stai? A tutti. Discretamente. Rilassato, bello. Normale, tranquillo. Diciamo normale. Carico, come sempre. Per questo incontro sono veramente dispiaciuto andare quasi qua. Non lo so se lo vado a vedere, onestamente, perché mi dispiace sia da una parte del Pescara sia da parte del Lanciano, perché per il Pescara deve giocare la partita a vincere, se vogliamo arrivare terzi, perché noi solo quello è il gradino che dobbiamo ambire. Il Lanciano invece gli servono i punti per salvarsi, capisci? In un'altra occasione, noi che non avevamo nessun interesse, mai davamo a tre punti al Lanciano, ma di corsa. Tu, Gianfranco, come la vedi la situazione della Virtus? Ci credi ancora nella salvezza rossonera o a questo punto può essere ancora più difficile? No, non è difficile niente. Se gioca da Lanciano, come hanno giocato a Cagliari, vi discorrendo, poi ci sono anche i fattori, capite, positivi, negativi, l'episodio, l'arbitraggio, se va bene o va male, vede una cosa lucile per lanterne, per esempio con l'Avellino l'arbitro ha visto lucile per lanterne, che pipi, un fucile, capito, un calascino, ispiri, chi non, si può, fare... non si quelle, può, no. Ma quello è l'arbitraggio, quello fa parte sempre di quel contesto di una partita che ti può dire bene come ti può dire male. Però una cosa è certa, io di questo se ne sono convinto, che io credo in un Dio dello sport, che se uno dà veramente, questo Dio ti premia. Non ci sono santi, forse ti bacchetterà una volta, chi ci crede, poi se ci sta gente che ci crede, a me che me ne frega. È tutto relativo. Comunque, anche nelle tue parole la convinzione che Lanciano insomma ce la possa fare, poi analizzeremo la sfida contro il Pescara. Anche lui mi viene a trovare per la prima volta, ormai è una voce notissima in Frentani e non, il Frentano Ruggisce, The King, Francesco Paone. Emozionato. Salve, un po' emozionato. Da te non si direbbe emozionato. Non sono abituato alle telecamere. Sì. Però questa sera ti abbiamo messo al centro di questo attacco, poi presentiamo anche l'ospite. Sull'ala destra è Gianfranco Semproni, quindi sì. Che è meglio di questo. Pescarese doc. Non poteva. No, no, io non sono pescarese. No. Io sono sardo, chiedo scusa. Ah, ok. Sciarpa rossonera, tu Francesco come stai? Ah, io bene, soffro per il Lanciano, però sono sicuro... Che il Frentano ruggirà fino alla fine. Il Frentano ruggisce e sono sicuro della salvezza, anche perché gli scontri diretti ce li abbiamo a favore se arriviamo a pari punti con le squadre che stanno messe come noi, quindi io ci credo e sono sicuro che mi salvo anche senza fare i play-out. Grazie a Francesco Paone, grazie a Fiorenzo Carlini, come stai tu Fiorenzo? Bene, è curioso di vedere questa partita perché è una partita delicata, come diceva Gianfranco, per due obiettivi diversi, ma è delicata da giocarsi. Due squadre che sul campo hanno mostrato di saper giostare bene, hanno perso dei punti a volte mettendoci di proprio, altre volte per sfortuna. Gianfranco ha toccato il tassello arbitrale. Poi sì, ma più che il tassello arbitrale io appoggerei più il discorso degli episodi, cioè il calcio ormai è fatto di episodi perché le squadre bene o male il loro gioco lo esprimono in campo, poi tipo la partita con l'Avellino, no? C'è stato quell'errore di Aquilanti, Amenda che fa quel fallo che un giocatore esperto forse non avrebbe dovuto fare, si gioca in 10 contro 11, si vengono a creare dei presupposti che possono non farti fare la stessa prova che hai fatto a Cagliari. A Pescara è evidente che il livello tecnico si sa, è differente,
Il Lanciano però del girone di ritorno ha fatto quasi gli stessi punti del Pescara, se non gli stessi punti, e ha fatto molti più punti del Cagliari, ha fatto molti più punti di squadre che stanno a livello alto. Io ho visto un po' la classifica del girone di ritorno, il Lanciano è la quarta quinta squadra del campionato, quindi è una partita aperta, bella da vedere, credo che speriamo che trionfi lo sport, nel senso che ci sia agonismo puro, ma niente più, compreso le tifoserie, lo sfottò ci deve stare perché il bello del calcio è lo sfottò, però è una partita delicatissima. Io ti faccio vedere la nostra bella giornalista Gianfranco Maria Teresa Falcucci, che riassume in TG Style quello che è stato dell'ultima partita e ci proietta a Pescara, poi entriamo nel vivo. Sei d'accordo? Ci mancherebbe altro. Allora, vai con TG Style. Amici di Virtus Style, che dire? Da dove vogliamo partire? Dai risultati degli altri campi? Dalle leggerezze da noi commesse? Anzi no, partiamo dal direttore di gara. Forse non lo capisco solo io, ma lo capisci pure un bambino della sera Maria Vittoria. Asinoni, Asinoni. Io che capisco un pallone, c'è stato 40 anni e mezzo, qualcosa lo capisci? Torniamo agli Asinoni, Asinoni. Inquadrato Martinelli, inquadriamo noi stessi. Mister Maragliulo, cosa è successo? Amarezza infinita perché avrei voluto tanto che questa partita si giocasse, l'ho già detto, ad armi pari, non mi riferisco chiaramente al fatto dell'espulsione. E purtroppo ci siamo giocati la partita più importante del nostro campionato in inferiorità numerica e per noi è stato difficilissimo e nonostante tutto non posso fare altro che lodare i ragazzi, perché se da una parte ci sono stati degli errori gravi che ci hanno condizionato e fatto giocare in questa maniera, dall'altra hanno dato per l'ennesima volta il cuore e tutto quello che avevano dentro, tanto che nel secondo tempo abbiamo anche creato un paio di situazioni per poter pareggiare e probabilmente non avremmo rubato niente se lo avessimo fatto. Anche Simone Salviato non ha certo sfigurato, ma il suo gol è stato purtroppo inutile. Non parlerei del gol perché alla fine non è contato nulla purtroppo. Abbiamo avuto i primi 10 minuti in cui, i primi 5 minuti erano partiti molto bene perché stavamo mettendo sotto l'Avellino, poi abbiamo perso una palla malamente, una ripartenza, abbiamo provato a sbilanciare il loro attaccante, alla fine ha fischiato il rigore, quindi dopo quel rigore ci ha un po' tagliato le gambe, abbiamo subito anche il secondo e poi abbiamo reagito facendo la partita che è quello che volevamo fare dall'inizio. Purtroppo non siamo riusciti a farlo da subito, rimane rammarico perché volevamo giocarcela in 11, perché eravamo sicuri che potevamo fare molto ma molto di più. Però ormai la partita è andata così, adesso c'è sabato un'altra partita, non c'è nulla da perdere, siamo sempre lì, siamo a 3 punti, quindi non è... Dispiace anche vedere queste immagini allo stadio, a queste latitudini non siamo abituati a vedere la polizia schierata così in assetto antisommossa. Vediamo. Per questa sera non aggiungo nient'altro, il mio invito è alla compattezza e alla unità di intenti. E ora tutti a Pescara per crederci fino alla fine. Buonasera a tutti. Allora Gianfranco, da dove vogliamo partire? Anche dalla delusione finale. A Lanciano un gruppo della tifoseria che contesta... Io ho vissuto tante situazioni in 55 anni, tifoso del Pescara e solo del Pescara, amorevolmente sempre queste maglie bianca-azzurre. Ho raccontato molte volte come sono diventato tifoso del Pescara, perché sono venuto ad abitare a Pescara nel 1960 e quindi pertanto devo dire che non ho mai contestato le società, non ho mai contestato i presidenti, ma ho sempre contestato gli allenatori, facendo anche il cattivo in gioventù, ma fortemente il cattivo verso gli allenatori che dovevano scappare
dalla parte opposta dello stadio, eccetera, ma con la società non me la sono mai presa. Perché? Perché per me la società non si tocca, assolutissimamente. La proprietà fa quello che vuole. Quando dice il tifoso il calcio, il Pescara è nostro, ma di chi? Ma quando? Forse a Lanciano qualcuno, lo si sente anche nel coro, pretendeva un po' più di rispetto, perché questi 7 punti, insomma, hanno fatto male, tutti questi punti levati. Ma non è che non li stanno rispettando, la Lega segue... È una parte di tifoseria. Esatto, ma c'è, allora, se uno non vuol capire, ciccia, e ne può fare niente, perché tante quelle, pur se fino a siringa dentro lo cervello, non è che le capisci. Purtroppo la Lega ha preso delle decisioni sulla base di errori fatti dalla società, che tu non potevi fare. Punto. Il rispetto che c'entra? Il rispetto non c'entra niente. Non è che la Lega non sta rispettando i tifosi, non sta rispettando la società del Lanciano, perché purtroppo ha fatto degli errori madornali. Perché? Per come? Non lo so e non lo voglio sapere, non mi interessa, non sta a me giudicare. So che questi errori sono stati fatti per dei pagamenti in ritardo e quindi pertanto sono stati penalizzati, ma non credo assolutamente che il Lanciano sia, gli puntano il dito perché non c'è lo stadio. Ma perché te la Trapani te lo stadio? Ma perché Crotone c'è lo stadio per andare in Serie A? Il Carpi c'è lo stadio per andare in Serie A? Tanti esempi. Ma ce ne sono tantissimi. Quindi non è questo. Se uno merita di andare in Serie A ci va, punto e basta, se gioca la grande. Il fatto della retrocessione del Lanciano, a me in altre circostanze, se avessimo giocato Pescara-Lanciano con una situazione tranquilla del Pescara, il Pescara gli dava 3 punti, ma con tutto il cuore, come l'abbiamo fatto tantissimi anni fa con il Castel di Sangro, dove io ho avuto una fortissima discussione con un opinionista che va spesso in televisione. Se tu a uno il Castel di Sangro, il primo anno di Serie B. Esatto, noi l'abbiamo salvato, noi gli abbiamo regalato dei punti e ci hanno picchiato in mezzo al campo come dei forsennati. Io ho avuto una fortissima discussione con il signor Tambone, che allora faceva il giornalista, qualche cosa del genere, ma forte veramente, una dialettica terrificante. Ho detto: "Ve me date le punte, se aveva un momento ci accedavate, se trovate le pistole ci sparavate". Ma anche quello, non avevate capito che quella la partita era già vostra, perché noi non avevamo nessunissimo interesse, solo per far del male. Io per esempio, perché certe volte non posso vedere la Juventus? Perché tu giochi con il Carpi, il campionato è già le vinte, la ruota gira, no? Ma perché devi essere così per vincere? Perché lo sport che cosa? Allora qualcuno mi dice, no, ma farebbe... Però l'ha vinto con il Milan, vabbè, no, quest'anno il Milan, insomma. Ma no, ma per dire, sì, ha vinto perché lo merita, però perché loro si sono impegnati. Però voglio concludere questo tipo di discorso. Cioè non è che la Juventus ce l'ha con il Carpi, oppure mi dice qualcuno, ma fanno del male agli altri, ma che c'entra il male degli altri? Mo tu non dici trova, ma ci aiuta tu, se ti capiteva, ecco, se tu potevi, il tuo girone si metteva che tu vai a giocare a Crotone, Crotone non ha più bisogno di punti, ma chi ne frega lo Crotone che deve dimostrare, che ha da dimostrare? Se sono andati in Serie A, che c'entra lo sport qua? C'entra secondo me invece là il rispetto di una squadra che tu la puoi aiutare, cioè come quello lì che ti tende la mano e ti dice mi faccia la carità che ho fatto. E tu ci sputi sopra la mano, allora si sceme. Questo è il mio. Non è semplice da capire. Però è un dispiacere, non è facile per far capire alla gente, capite, che tu cervelli piccole, come la penso io, calcisticamente parlante, anche onestamente, perché questa è anche un'onestà intellettuale. Secondo il mio punto di vista, io parlo sempre del mio punto di vista. Quindi pertanto facciamo un incontro. Onestamente a me dispiace da morire vedere queste due squadre che si devono far il Pescara per un obiettivo che è molto importante, il Lanciano che è importantissimo, salvare la categoria e anche salvare per i propri tifosi, che ne so, io ho tantissimi estimatori a Lanciano, proprio per questo fatto che io parlo sempre vis-à-vis, ti dico sempre la verità. Io all'inizio del campionato, il 28 di agosto, ci stanno le registrazioni, le farò vedere al momento opportuno, era l'unico che diceva che la Juventus avrebbe vinto il campionato, ma poi queste cose si vedranno, che ho detto che retrocedeva e che non... Secondo il mio punto di vista, ho detto, secondo la campagna acquisti, ritengo che il Lanciano quest'anno possa soffrire a rimanere in Serie B.
punto. Ma Ragliulo ti piace? Se poi si sa, mica me le tenga magnate. Io non sono molto legato agli però te l'aspettavi questa allora, l'hai avuto anche a Pescara l'anno scorso come vice di Baroni. Baroni, lo sappiamo tutti, non era amato a Pescara, anzi, no, tutt'altro. Non era amato perché però lui ha raggiunto. Allora dipende, caro amico, che cosa gli ha chiesto la società Baroni? Gli ha chiesto i playoff e gli stavano sfuggendo. Se gli ha chiesto un anno, noi abbiamo avuto Sarri, che hanno contestato Sarri. A Sarri che gli ha chiesto la società? La salvezza, la salva. Sì, per me ha fatto lo dove era su. Ha raggiunto l'obiettivo. Basta, questo è il concetto. Purtroppo a Baroni gli ha detto male e la società è stata furba a cambiare l'ultima partita contro il Livorno, ma per il semplice fatto che ci stava una fortissima contestazione, cioè la gente veramente gliene avrebbe strillato di cotte e di crude e facevamo il gioco del Livorno. E poi andò benissimo ai playoff, andò a parte benissimo con la prima ora di Oddo allenatore. Quindi non so, ma vabbè, anche Oddo è stato in questi suoi playoff, secondo sempre il punto di vista, è stato anche fortunato. Perché parecchie partite nei primi tempi sbagliava la formazione, poi in corso d'opera riusciva a fare le sostituzioni giuste e a raddrizzare la cosa. Che poi noi dovevamo andare in Serie A, proprio era l'ultima squadra che Bologna doveva andare in Serie A. Purtroppo si è salvata sia con l'Avellino sia con noi, quella traversa di due traverse, una a 17 secondi, noi a 12 secondi dalla fine, 5 centimetri più bassi, per dire che cos'è il calcio. Noi andavamo in Serie A, loro se la prendevano in quel posto. E va bene, è chiarissimo il concetto. Francesco, partiamo dalle contestazioni finali. Tu sei uno di quelli però che è stato sempre positivo e che credo lo saprà essere anche in futuro. Però questo clima a tre giornate dalla fine perturba un po' la situazione. Questo clima secondo me penalizza ulteriormente la situazione che stiamo vivendo. Io non sono mai andato a protestare contro i Maio né a fine girone di andata e né nella finale partita con l'Avellino. Penso sia sbagliato, perché penso che si deve rimanere compatti in questo momento. Serve anche la società, abbiamo visto Guglielmo un tipo passionale, anche il padre, insomma, non le hanno mandate a dire loro, la tifoseria ha detto qualcosa loro, non dico che li hanno affrontati, ma non si sono nascosti in qualche modo, si sono fatti vedere, hanno reagito. Sì, anche loro sì, hanno reagito, perché sono persone umane anche loro, quindi sentirsi i cori contro, sentirsi tifosi che protestano con tutto quello che hanno fatto, perché io li ammiro molto per quello che hanno fatto. Cioè, ricordo 5 anni fa hanno preso una squadra dalla Lega Pro e l'hanno portata in Serie B, ci hanno fatto vivere 4 anni, 5 anni stupendi, e non riesco a dirgli male assolutamente a queste persone qua. Cioè, ma poi tanto una persona educata, il signor Franco Maio, sì, è una meraviglia di uomo, cioè contestare una persona che non c'entra niente, ma io non riesco. Lui è il primo che è addolorato di questa situazione, ma che te pare che fa piacere? No, non lo so. No, ma io infatti ho fatto un post su Facebook dove l'ho detto, che non penso che siano contenti dei punti di penalizzazione che ci sono stati afflitti, però io penso che la squadra ci sta, penso che il derby ce lo giochiamo a viso aperto, senza nessun problema. Questa volta a Pescara si deve, è inutile dirlo, devi andare anche per vincere, devi provare a vincere. No, ma vinciamo. Lui, tu sei convinto? Io sono sicuro che vinciamo, perché già avevamo vinto l'anno scorso all'andata, e quelli se non ci fanno con la 93esimo, annita la neurologia. E quindi, che devo dire? Io ci credo. Altri contesti, quest'anno ci sono altri. Ma è sempre un derby, anzi quest'anno stiamo più... abbiamo più fame di vittorie e i giocatori ci credono, e cioè la squadra ci sta, dai. Ma Ragliulo penso che ha fatto bene, cioè tante circostanze, anche i giocatori, è venuto Cragno che penso che ha dato tantissimo alla squadra, perché penso che senza Cragno non so se dove stava il Lanciano, dove sta, ha fatto tanti interventi. Cioè, si vede che un portiere di un'altra categoria, è stato davvero un peccato non averlo da settembre.
che se avevamo preso Cragni a settembre stavo secondo, terzo. Ma poi non riesco a capire chiusi. Neanche il Cagliari che prendono un marmettone come quello che tenne in porta, che ha fatto 7 miliardi di papere, e ci hanno un ragazzo meraviglioso che possono lanciare. Boh, io tu devi andare dentro la coccia di certe volte di dirigenti, c'è da uscire pazzi, lasci perdere. Che è meglio per voi che sia venuto, però ve lo potevano dare molto prima, visto che avevano deciso questo, manneceli prima. Ma perché non avevano trovato il secondo? Erano create... Sì, era da quest'estate veramente che Alessio Cragno sarebbe dovuto venire. Intanto tantissimi messaggi sia per Gianfranco sia per The King, Francesco Paone. Il 90° a Lanciano, Fiorenzo? Questo 90° un po' particolare. Ma io riparto da un altro presupposto, che Lanciano sta facendo una corsa a tre. Sta giocando il suo gioco societario, sta giocando il gioco del calcio, e poi c'è questa questione del fisco, c'è la questione dei soldi di un campionato dove ci sono realtà che non hanno i soldi come la Lega immagina. Insomma, Lanciano incassa 5-6 mila euro a partita, oltre agli abbonati. Quando ti senti dire entra una squadra 3 minuti in ritardo, 6 mila euro di multa, un giocatore casca a terra, 1.500 euro di multa, ti fanno, paghi in ritardo una cosa, e hanno fatto queste regole che sono, diciamo, economiche, fiscali, io sono d'accordo, sono regole, vanno rispettate, mi devi fare... Ma la penalizzazione in corsa di una squadra che oggi sarebbe a 46 punti, una squadra che sul campo sta giocando, solo perché non è in regola determinate cose, io dico fate fare il campionato regolare. A fine anno, se non sistemi le cose, non fai più la Serie B. Mi retrocedi dopo che si gioca, non mentre si gioca. Mi sembra un qualcosa che con lo sport non c'ha niente a che fare. Ma non perché è stato penalizzato il Lanciano, è sempre successo. Dicevo anche giorni fa, è successo il fatto del Catania l'anno scorso. Si è comprato 5 partite. È stato retrocesso, parte con tutta quella penalizzata, ma quelli che hanno partecipato a sto gioco sono immuni, non è successo niente, e là si parla di sport, cioè di partite truccate. Cioè, mi compro la partita da solo, e quelli di là che fanno? Là non è successo niente, non pago le tasse, o perlomeno lo pago in ritardo, non lo so, perché ti levo i punti, ma si falsifica un campionato, si demoralizza i tifosi, si demoralizza ragazzi che vanno in campo, stanno tutta la settimana a lavorare, quelli devono retrocedere, il Lanciano retrocede perché non ha pagato regolarmente le tasse, o perlomeno ha detto tutte le giustificazioni che è un regolamento, perché, ripeto, se loro hanno applicato quello perché c'è un regolamento, ma è un regolamento che non condivido. Assolutamente. Infatti sarebbe più opportuno anche penalizzare, penso, la società, cioè non puoi penalizzare... A livello economico, nel senso sanzioni amministrative. Sanzione, cioè è inutile penalizzare una squadra. Sì, ma fatelo a fine campionato. Giocatori che si allenano, la squadra, e penalizzi i tifosi che per un anno comunque trasferte... Cioè sacrifici, quindi penalizza la società che ha sbagliato a non effettuare i pagamenti in un determinato tempo. Ma non penalizzare la squadra, non falsifica il campionato. Perché? No, questo che dice lui è giustissimo. Anche perché tra poco ci potrebbe essere anche... Il dramma, se quelli della federazione ragionassero, o come i politici in Italia, se ragionassero, il popolo non soffrirebbe così. E capire che a quelli non ne frega niente. Se tu stai incazzato, perché la giustezza è quello che avete detto, penalizzare in termini di sanzione la società. Ne pagate, lo prossimo anno ci darà 700.000 euro. Se no non faccio iscrivere. Perché hai sbagliato. Ma dare dei punti di penalizzazione non sta scherzi, come questo però non ha la risonanza che deve avere nei confronti, perché loro devono dare l'esempio, no? Questo hanno è l'esempio, perché loro... Vai a domanda loro quando acchiappano dentro la federazione, perché tu mi ha detto, ma Gianbra, spesso fanno i presidenti perché lo fanno gratis. Sì. Dimmi uno che le fa gratis. Io sono stato in federazione, lasciamo perdere. Quindi, detto, se si prendono 6.000 euro perché si entra 3 minuti di ritardo. Fare, in Italia ti devono fare del male, sia a livello politico, perché il popolo è sovrano, il tifoso è sovrano. Immagina tu uno stadio senza tifosi. Cioè, le società, ne dico un'altra, le televisioni, una volta le partite, le ultime 4 partite, si dovevano giocare in contemporanea tutte quante. Buonissimo. Ed è una regola giusta. Siccome adesso queste televisioni alla federazione le ha messe a 90 gradi, stanno tutto con lo culo scoperto, no? Sì. Quindi stanno tutte a 90 gradi.
arrivano questi qua e se li improsano, perché loro questo vogliono. Loro per i soldi fanno qualsiasi cosa. Non è giusto, perché le ultime quattro partite tu le devi giocare tutte in contemporanea. È giusto che il Pescara gioca dopo che hanno giocato le altre e si può regolare e viceversa, ma non esiste. Però siccome questa regola era troppo precisa e quella televisione ha detto, ma voi vedrete, si faranno anche le partite verso le 3 di notte, perché c'è la gente che non dorme, alle 2:30 della mattina, tu ti svia alle 5:30 mentre ti preparava pane e frittate, perché devi fatiare lo muratore, ti fa vedere la partita per loro, perché questo faranno questo. Arriveranno a una situazione che devono togliere i tifosi il più possibile dallo stadio. Perché? Perché devono fare tutti gli abbonamenti. Ma se in gistanari, che cazzo di abbonamento ad anna fa? Se uno ne tiene i soldi, come ne fa l'abbonamento? Io sono uno di quelli che ha tolto l'abbonamento, premio. Non c'è la moneta, che faccio? Sacrifico la mia famiglia per vedermi le partite? Appiccio la radiolina e me ne sento. Qual è lo problema? Questa è un'altra... È un'altra questa soluzione. È la filosofia della vita, capisci? Intanto io devo andare un attimo con iFootball TV e con l'iPad per oggi è uscita anche una nota del presidente dell'Ordine dei giornalisti, prendiamo Videocittà come che ha riportato la notizia, che difende il collega Andrea Rapino. I fatti avrebbero appunto visto coinvolto il collega Andrea Rapino, che tra l'altro segue vicino a me, alla mia destra, le sfide interne con il Lanciano, saluto e abbraccio, e il patron Franco Maio. Si legge nella nota di Pallotta quanto questa volta è accaduto a Lanciano al termine della sfida Lanciano-Avellino. Contestazioni dopo la partita, il presidente onorario della Virtus Lanciano Franco Maio riferisce Pallotta, sto leggendo testualmente il testo riportato da Videocittà, rivolto frasi offensive senza apparenti motivi contro il collega Andrea Rapino, che stava assistendo per lavoro agli avvenimenti della partita. Si può capire tutto il nervosismo di un presidente dopo la partita persa, una crisi di nervi per una precaria posizione di classifica, l'irritazione dopo un confronto verbale con i tifosi, ma non la neurotica compensazione di questo tumultuoso stato d'animo contro un cronista che sta solo registrando gli avvenimenti per nome e per conto della pubblica opinione, poiché si tratta di fatti di indubbio interesse generale. Invito il collega Andrea Rapino, conclude Pallotta, a non farsi intimorire da tali atteggiamenti, a proseguire la sua attività professionale con serenità e con la piena solidarietà dell'Ordine dei giornalisti, alla quale ci associamo anche noi. Tu Gianfranco? Oh, io dico, si parlano di tante di queste cose qua, e non sai chi è, su Pallotti chi è? Il presidente dell'Ordine dei giornalisti. Ah, ma credevi che ero presidente della Roma, che qua è una frega di Pallotti. Cioè, esatto. Allora, dopo siamo in Abruzzo. No, alla fine facevamo le pallotte con lo sugo, hai messo questa una battuta così scherzosa, ma come non si parla invece dei gestacci dei giocatori nei confronti... È vero. Ce ne sono stati due clamorosi dell'Avellino. Che vanno, l'umane che d'embrelle, si mettono la mano nell'inguine basso per dire eccetera eccetera, di questo non se ne parla e la federazione non dice niente. Hai ragione. A questi emeriti zozzoni. Sottoscrivo appieno, soprattutto i due gesti. Zozzoni, e voi siete dei professionisti. Ma chi ha pensa uno a uno, tu mi sputesse in faccia. Zozzoni che non siete altri. Che c'entra lo pubblico alle donne, l'umane che d'embrelle, ti tocca le palle. C'è stato anche un vittimismo da parte della dirigenza dell'Avellino. E avete vinto. Figurevi se perdevate, che cazzo come ovviamente vanno stigmatizzate qualunque episodi che contro la dirigenza Avellino, ma mi sarei aspettato una presa di posizione fortissima nei confronti dei due giocatori che sinceramente hanno fatto pietà a fine gara con quei gesti, li abbiamo visti tutti purtroppo, e qui mi sorprendo e apro anche una polemica. Non ho visto nessuna immagine di queste persone che, come ha spiegato bene Gianfranco, uno faceva il gesto dell'ombrello, uno... Grazie, tre, due anni, capire se... Tre, i tifosi, questi saranno al curdato. Avevano nome e cognome, se li devono ricordare che quando hai visto mai gireranno con... La ruota gira. Là le tenete a e tirai le orecchie, capito? L'umani crembrello, dove le facci? Giabra, io rimetto la mano nella ferita. Per una federazione che infierisce economicamente quando sbagli, non premia una città che nonostante le provocazioni non ha reagito. È vero. Cioè qua si punisce se fai, ma se fai la persona per bene... Nessuno ne non parla, va bene. Anzi, non è un motivo... Non si viene premiati. Se sbagli 3 minuti, io rivado su quei 3 minuti di ritardo a Cal 6.000 euro di multa,
là ti viene e mi ricollego a lui, i tre minuti sarebbe, le partite devono cominciare in simultanea. Nella parte cruciale del campionato si gioca anche alle 3 di notte, le cose che aggiustate, chi gioca prima, chi gioca. Quindi è un sistema, caro Carlini, che non va bene. Ma ti risulta che non c'hai i capelli bianchi tu, che in Italia esista la meritocrazia? E allora di chi stiamo a parlare? Io devo andare i giovani a credere in questo Stato. Se non c'è meritocrazia, se io mi comporto bene, tu a me non mi premi mai. Però se mi acchippi che un po' d'alcol lo devi, te levano la patente, non si sa i poveri genitori quanti soldi devono ricacciare per farti riprendere sta benedetta patente. Non gliene frega se tu con la patente ci lavori o non ci lavori. Questo è il mondo. I giovani, se invece di fare movide, pensano a queste cose veramente fondamentali, altre che movide. Sulle piazze dovete scendere, la meritocrazia, io mi comporto bene, tu mi devi premiare, non mi devi dare bacchettate, anzi se sbaglio qualche volta mi devi aiutare. Mi devi anche incentivare. Errare umano un mest. Io devo andare in pubblicità. Andiamo. The King, Kingo, quella è la telecamera, sì. Da Frentano che ruggisce, la faccio lanciare a te la telecamera, però voglio un bel lancio, vai. Pubblicità e ricordatevi che il Frentano ruggisce. Eccoci qua, 21 e 39 in punto, stanno arrivando una caterva di messaggi, li manderemo in onda. Gianfranco, facciamo una breve parentesi, ma bella, ci sta tutta. Come vedi i bambini, anche se fanno delle cose positive nel mondo del calcio? Parlavamo di, insomma, di futuro. Perché adesso abbiamo preparato un servizio proprio per... Beh, certo che se i bambini vedono i gestacci che hanno fatto i giocatori dell'Avellino, non è che sia un bel esempio. Tanto per intendere i professionisti che corrono dietro una palla e pieno pure le soldi. E ci ha vattati chi te sei che tu manca te ne immagini. Allora, fate questa premessa, perché non è degno, capito? Io ti squalifico, non ti do una giornata, ti do 10 giornate di squalifica per questi gestacci. Comunque. A prescindere da questo, i bambini sono una cosa meravigliosa, sono il futuro dell'Italia, quindi è giusto che si vada allo stadio, perché il calcio è uno sport meraviglioso, con le famiglie. Una volta noi andavamo con le famiglie, pane frittate da vedere, perché quelle ci stavano, che vuoi fare? I guaglioni, a mangiare le omogenizzate, ma non si che si rompe le cose. Poi invece abbiamo mangiato le ciaudelle, frittate la mattina sera, frittate il carciofo, frittate... Fortificava! Quelle, la mattina, per colazione, mica abbiamo cappuccino. Mamma, di chi ci sta? La frettata, figlia mia. A mezz'ora, ma chi ci sta? Come si fa? La frettata, diciamo, no, la frettata da lei. Però con questo pure sistema, la povero. Pure la sera. Pure la sera, sì, mattina, sera e mezz'ora, la mattina. Come l'ostier. Comunque, a prescindere da questa battuta così, mi dispiace che non c'è questo, proprio questo portare questi bambini allo stadio. Poi quando li vedi, io quando vado allo stadio ci sono dei bambini, tu li vedi con queste bandiere, con la loro spensieratezza, la loro ingenuità, capisci? E dopo naturalmente devono vedere dei gestacci e via discorrendo. Che educazione gli diamo a questi bambini? Quasi quasi vorrei, tra parentesi, che non ci venissero allo stadio, perché non imparate niente vedendo. Ma Gianfranco, questi arrivano là, che studiano, stanno studiando i primi elementi di matematica, se si vince ti danno 3 punti, vede la classifica, sta a meno 2, papà, che succede? Vanno professore di matematica, sì, insomma, sì, che... Sì. Mi avevano detto... Purtroppo spiegare una cosa del genere, non è facile, è difficile. Molto difficile. Però non fanno niente, vogliono, capisci, ma se loro hanno preso i Murdoch della situazione, i Berlusconi, no? Di chi stiamo a parlare? Di aria fritta. Loro non vogliono che la gente vada allo stadio, cioè vogliono i tifosi, vogliono la botte piena e la moglie imbriaca, vogliono un mare di abbonamento, chiudere la gente allo stadio, ehi, quante ne volete? Tutto, no, capisci? Piatto pronto. Tutto, tu hai assurdo. Anche bambini piccoli, solo li stai stradando al tifo? Loro sono due super tifosi della Virtus Lanciano, sia Asia che Ilenia, adorano il Lanciano e... Asia soprattutto la partita con l'Avellino la seguiva su diretta, ruggiscono. Che uscire, ruggiscono tanto. E Asia sente molto, molto la partita, qualsiasi mi chiama di continuo. E portate qualche volta allo stadio? Sì, 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 sempre allo stadio. Purtroppo con le regole nuove, le trasferte, come dice lui, limitano tanto anche il tifo di una squadra. Cioè, vorrei tanto portarle in trasferta, ma con le... Testa il tifoso, ci sono tanti problemi che, come dice Gianfranco, limitano tanto i tifosi, quindi non è possibile.
Non ce li vogliono i tifosi, non li capite, no, perché non esiste l'osservatore. Ma chi è l'osservatore? Vorrei vedere la faccia di... Sì, quante pedofili ci stanno a mezzo. Capisci? Però l'osservatorio giudicano, capisci? Tu non puoi andare. Se io ti raccontassi che ci hanno combinato da Avellino ai miei tifosi, che io ce l'ho nel cuore, io ti facessi vedere la polizia, invece di farle passare da un'altra parte, la fatta passare sotto la curva dove stavano questi tifosi del Latina, portandosi le pietre in tasca. Ma tu mi si dì come si ha portato le pietre in sacco? Ci hanno tirate le pretate. Cioè il tifoso se n'è andato senza vedere, se n'è tornato a pescare, senza vedersi, perché avevano arrestato anche uno che non c'entrava niente, povero re. Ma che fa, tu non ti devi difendere, per dire. E poi però ti danno la colpa. Vengono i baresi, distruggono mezzo mondo, però Bari politicamente è fortissima, e quando si tosce, e fanno il comodo loro. Bambini nel calcio? Ma tornando ai bambini, noi abbiamo avuto quella bella esperienza qualche partita fa della curva che di solito destinata agli ospiti, piena di bambini della scuola, che hanno dato una freschezza allo stadio, proprio a livello di entusiasmo, che per certi aspetti, anche perché si è vinto, quindi l'entusiasmo era ancora più marcato, hanno anche messo in condizione gli altri tifosi di essere un po' più allegri, cioè rientrare meno scurrili, nello spirito dello sport, perché qua dimentichiamo che è uno sport che vince il più forte, vince il più fortunato, vince... Però non possiamo, non dobbiamo indirizzare ancora questo sport, e io rivado a quella famosa pubblicità, ti piace vincere facile, perché non è più sport, comincia a diventare una cosa... Allora ti mandano un servizio, attacca le scarpe all'uvaglione, poi gli stringi la mano e li va a fangura la mezzo del campo e si spreca. Sì. Ma che l'avete fatto a fare questo sport? Che l'avete fatto a fare? Non di! Me fa vedere! Anzi, porto l'uaglione, gli avesse messo lo scudo, ma e non accette. Così quello, come mettono i piedi, dai che ti stacca la cosa. Ma per dire, io sto dicendo l'assurdo, perché poi non rispettate queste cose. Non so cose. Se hai visto, ultimamente ha pubblicato il sito della Gazzetta una partita di allievi. Che cosa è successo? Sì, l'abbiamo vista, una... le botte che si sono date. Se non ci vado più a vedere le partite dei ragazzi. Perché questo però succede? Tant'è che dicono, vi interrompo un attimo, anche a Teramo si è diventato famoso. A Teramo gli Audi ho fatto diventare immortale il Frentano Ruggisci. Un abbraccio da Giulio. Grazie. Oltre la Frentania. Un audio nato così... Poi ce ne fai uno nel finale di trasmissione. Io però vi faccio vedere chi ha vinto il concorso con, sui social, con più mi piace, è stato Luca Monteamaro, che ha vinto questo premio, anzi Andrea. Però vi faccio sentire il premio dato dalla società, e in qualche modo abbiamo percepito, intercettato la freschezza, la brillantezza e soprattutto l'entusiasmo di questo giovanissimo tifoso rossonero. Vai! Andrea Monteamaro, la Virtus ha perso con l'Avellino, ma tu hai vinto forse la battaglia più bella, quella di aver avuto tantissimi mi piace sulla tua foto, 2600, complimenti, e sei tu il vincitore del testimonial della Virtus. Grazie. Sei contento? Sì, molto. No, contento nonostante la sconfitta contro l'Avellino? Esatto, sì. Senti Andrea, te l'aspettavi questo risultato? Tantissimi mi piace. Sì, me lo aspettavo molto. Ci credevi? Sì, lo sapevo già che vincevo, perché prima stavamo avanti, solo che dopo ci hanno superato, ma noi li abbiamo risuperati e siamo andati molto forti. Battaglia dura ma vinta. Sì, esatto, ce l'abbiamo fatta, dopo ha vinto anche l'altro. Almeno ci siamo consolati, però dopo ho visto che stava piangendo.
Quando era finito il primo tempo. Perché Lanciano perdeva. Esatto, non lo sapevo proprio, però penso proprio di sì. Allora Andrea, il momento della premiazione ce lo racconti? Non me lo ricordo. Eri troppo emozionato. Sì, ero davvero molto molto emozionato. Ci fai vedere la maglia, un giro su te stesso. Tu vuoi essere un futuro numero 10? Sì. C'è un calciatore del Lanciano che ti piace, al quale ti vuoi ispirare, ti ispiri? Di Francesco. Vorresti diventare forte come lui? Sì, perché è molto bravo e determinato. Senti Andrea, per queste ultime tre giornate del Lanciano che cosa ti aspetti? Che si salva. Ce la farà? Poche probabilità. Però finché c'è speranza c'è vita. Sì, esattamente. E a tutti i futuri campioncini come te che cosa vuoi dire? Che devono diventare più forti, come Di Francesco e Ferrari. Un saluto da tutti gli amici Virtus Style. Scherzame! Eh sì, però Gianfranco ha anche detto che c'ha poche possibilità il Lanciano, in qualche modo. È l'ingenuità del bambino, perché purtroppo che cosa può dire? Comunque è bello vedere una cosa del genere, mi vorrei semplicemente riallacciare, non vado più a vedere le partite dei ragazzini, oppure anche la primavera e via discorrendo il Pescara, perché una partita di calcio dove ci stavano una donna arbitro e dei ragazzini, ho sentito tante di quelle parolacce veramente assurde, mi sono schifato, quindi ho detto basta, neanche questo, a questo livello qua, perché io i genitori li terrei fuori, cioè tu accompagni il bambino, la lisci e te ne vedi, non che stai là a guardare, capite, e vi dico no, te ne dai, perché non sei in grado di poter vedere e di giudicare. Siccome tutti quanti quelli che hanno i figli che giocano al calcio vedono sempre il campione, quello che gli può risolvere i problemi un domani, acchiappa le soldi, compriamo gli appartamenti, no? Vengono subito i campioni. Nel calcio ci vuole tanto di quel sacrificio, tanta di quella dedizione, tante rinunce che sono molto molto importanti per poter arrivare. Io ricordo il grande dialogo che ha avuto Appoggio degli Ulivi col signor Di Francesco, quando gli ho detto, gli ho fatto una addio di cazziata, se vuoi arrivare. Il calcio è sacrificio e via dicendo, ve l'ho detto. Tanto, però oggi ti interrompo un attimo, qualcuno dice da casa, guardate che la protesta non era solo per i 7 punti, ma principalmente perché a fine partita la famiglia Maio si è permessa di insultare pesantemente la tifoseria con tanto di gestacci nei loro confronti, sentirsi dire che l'anno prossimo, poi vediamo se c'è l'altra parte del messaggio, insomma, amarezza nell'amarezza. Beh, vabbè, però dopo un risultato negativo, dopo una situazione del genere, sfido chiunque ad avere la calma. Io adesso non so di queste cose, quindi non sapendo se hanno fatto dei gestacci, cioè conoscendo i Maio, l'educazione, il portamento che hanno avuto in questi anni, io una volta ultimamente, perché non sono venuto più a Lanciano a vedere le partite, perché al momento mi attaccavo che uno, cioè involontariamente costumo ma ne va a fanculo solo perché ieri di Pescara. Ma che c'entri? Quindi due le cose, o accostumo le massacre, succede alla fine del mondo, allora che cosa fai? L'intelligenza ti acchiappa e te ne vai e non ci vai più, finì. Non io siccome problema. Sono un sentimentale, si dice che quando ci sta una coppia che si vuole bene, dopo una litigata ci sta quel sereno, quello sereno. Stare insieme. Allora, è logico che si è litigati perché uno stava teso per un motivo, i Maio hanno i loro problemi. Ma sono sempre momenti difficili. Oh, però, finito questo, io quello che partita, dico... Gli stessi allenatori dicono delle cazzate, i giocatori quando perdono una partita. Ma ci sta, perché ognuno nel proprio ruolo reagisce. Il gioco delle parti. Mai fare delle quante volte ci siamo anche nel mondo del lavoro offesi, detti chissà che, oppure in famiglia o tra amici... Passate la burrasca dopo insieme. La quiete dopo la tempesta. Esatto, quindi io non farei un caso di questo. È successo perché succede, non è successo. L'importante è che civilmente si ritorni alla realtà dei fatti, fare queste ultime tre partite, farlo con entusiasmo
Poi i Maio faranno le loro scelte da imprenditori, perché loro sono imprenditori. Rimarranno i Maio, Fiorenzo? Io dico un mio pensiero. Loro hanno l'occasione di vendere un giocatore forse per la prima volta da quando stanno in Serie B e incassare qualche soldo. Che è Federico Di Francesco. Retrocedendo avranno dei soldini che forse, gestendo una squadra di Lega Pro, possono recuperare dei fondi che loro, io non so quando hanno cacciato, se hanno cacciato molto o poco. Può anche darsi che da imprenditore questa... No, però no, da imprenditore... Sempre, ho letto un messaggio riguardo a Sam Noet, che quando ci stai tu non vinciamo mai. Ci stai tu a dopo. In trasmissione, è arrivato un messaggio. No, era un messaggio. Non si è voluto mai la trasmissione. È la prima volta che viene là, sta scritto. Che viene da me, quindi. Non ci ha portato mai bene. Quindi, tornando a noi. Poi c'è un altro messaggio, tienilo a mente, anzi, quello che ti diceva che dovevi tornare a casa. Se la regia me lo rimette, perché volevo un tuo commento in presa diretta, quello vedi di ritornare. Non l'ho letto. Io non ti posso svelare più di tanto, adesso torneranno di 2-3 messaggi. Indietro, vai Fiorenzo. Dicevo che loro fanno la loro analisi da imprenditori e noi non ci possiamo, oserei dire, permettere di dire un imprenditore come deve fare. Poi c'è il tifo, ci sta la parte passionale, ci sta la squadra che sta facendo cose, però sono tre cose inaspettate. Però alla fine io non credo che sia facile giudicare una proprietà che, ricordiamoci, ha preso il Lanciano dal fallimento, non dalla Lega Pro, ci ha preso dal fallimento, sì. Ci ha portati prima a fare un campionato di Lega Pro, che hanno speso l'ira di Dio per fare una buona squadra, è andata male. Poi nell'anno in cui non volevano fare più niente hanno vinto il campionato, hanno fatto 4 anni di Serie B. Sono arrivati a un punto che possono forse uscire recuperando qualcosa, io non li condanno. È evidente che da tifoso mi auguro che si salvi, mi auguro che Maio resti, mi auguro che Leone continui a beccare ogni tanto questi bei giocatori, perché la squadra del girone del ritorno è una squadra che ci ha fatto vedere un buon calcio anche quando ha perso. Purtroppo però sono cose separate che nessuno si può permettere di andare a dire all'uno o all'altro fa così o là. Ognuno c'ha il suo ruolo, incavoliamoci quando vogliamo, ma poi ognuno c'ha il suo ruolo. Beh, dispiacerebbe se la famiglia Maio lascia, perché purtroppo nella vita ci sono i pro e i contro, capito? Oggi sei esaltato, domani il tifoso ti sputa in faccia, non ci sta niente da fare, questo è il rovescio della medaglia. Sì. È un peccato, quando è così devi avere lo stomaco forte per poter andare avanti. Però se fanno un discorso di... diciamo così, di giovanili, di scuola calcio, cioè che vedi che c'è una progettualità, questa è la cosa importante. Forse quella, però, Gianfranco, io rimprovero alla famiglia Maio che prima non hanno avuto questa progettualità, credere più nei giovani, perché 5 anni, se l'avessero fatto già 5 anni fa, oggi probabilmente potrebbe uscire qualche campioncino dalla Val di Sangro, da Lanciano, eccetera, dei dintorni, perché l'Abruzzo, proprio per antonomasia, è una regione che caccia da parecchi giocatori, cioè il calcio piace, sono veramente, anche perché è più accessibile per le scuole calcio, cioè a Roma è difficilissimo accompagnare un ragazzo, capito, alla scuola calcio e via discorrendo, ma invece a livello di pescare non ci vuole niente, capito? Quindi questa è l'unica forse cosa che direi mai, ma purtroppo poi non posso pensare a gestarci, non lo so che cosa è successo, non mi va neanche di parlarne, perché non ci sta né code né... è difficile, insomma, ecco. Domani reclamano una cassetta di ciclamino. Ho letto. Sarà... si porterà. Qualcuno, però, quel messaggio ti diceva di ritornare... Quel messaggio, cioè, va visto prima di tutto chi l'ha mandato, anche se non si può. Perché tante volte questi tifosi del Pescara delle zone limitrofe di Lanciano sono loro a accendere più gli animi tra le tifoserie. Che, cioè, fino a 2-3 giorni fa sono stato contattato da tifosi del Pescara che... Consiglio per il tifoso Paone, poco umile Paone. Alla neurologia ci andate domenica sera quando il Delfino vi manda direttamente in Lega Pro. Di più umile è Fico a Sempronio, vergognati di stare seduto vicino ad una persona che non rispetta. E poi non si legge, però non
Io sono onorato di stare seduto a Francaggio. Ma tu stai sentendo quello che ha scritto lui? No, ma a parte quello, stavo dicendo che tante volte non sono i pescaresi a scrivere, sono i tifosi del Pescara che abitano nelle zone limitrofi di Lanciano e si appoggiano a voi per dirci male tante cose, perché fino a due giorni fa mi hanno chiamato i tifosi, alcuni tifosi del Pescara, vieni con noi, cioè vieni in curva con noi, cioè non c'è tutto. Io ricordo una partita dove Lanciano Chieti, che non potevamo giocare in casa in quanto lo stadio non era idoneo, abbiamo giocato a Pescara e al fine primo tempo sono entrati almeno 50-100 tifosi del Pescara in curva con noi a tifare contro il Chieti, per farti capire che il tifoso pescarese con noi fino a 10 anni fa non era il tifoso tutto questo odio, cioè, il pescarese non è cattivo, un ragazzo dopo che durante la partita ci sta lo sfottò, ci sta chi non salta il Lanciaese, chi non salta il Pescarese, cioè ci sta. Ci sta, non è un problema. Trita ti dice che il Pescara si può battere. Ma no, il Pescara io sono sicuro che vinceremo. E anche perché ci servono i punti dopo. Io sono molto presuntuoso, quindi possiamo vincere. Sono sicuro che possiamo quella vincere. Di domenica, quella di sabato, quando ho visto che il Lanciano stava perdendo, guarda, se uno mi avesse detto perde quello la Vendina, non mi ci avresti giocato la casa. Io non gioco, quindi meno male, non mi piace giocare anche perché non tengo le disponibilità, quindi lasciamo perdere. Da criticare c'è qualcosa. Io ti faccio sentire il nostro Franco Battistella, che è il nostro criticatore ufficiale, che non le ha mandate a dire sull'atteggiamento tattico qualche sbavatura di Primo Maragliulo e in generale, sei curioso di sentire, poi te lo faccio commentare. Battistella. Franco Battistella. Alza la cosa. No, dico, lasciamo perdere. E lasciamo perdere. Vai con l'angolo della critica. Urlo alla luce. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Buonasera e benvenuti all'angolo della critica. Sconfitta molto brutta del Lanciano che ci mette in condizioni davvero molto critiche. Ma da che cosa deriva questa sconfitta? Sicuramente da una mancanza di concentrazione da parte di qualcuno. Abbiamo visto un errore grave da parte di Amenta, perché un giocatore della sua esperienza non può commettere un fallo a pochi minuti dall'inizio, un fallo del genere, lasciare la squadra in 10. Il giocatore avversario il gol l'avrebbe dovuto fare, in ogni caso anche se l'avesse fatto avevamo altri 80 minuti per recuperare, quindi da un giocatore della sua esperienza mi aspetto sicuramente di meglio, perché è un giocatore che a mio avviso meriterebbe di giocare in Serie A, ma questi errori non li può commettere. Altro errore secondo me è quello dell'allenatore. Non vedo perché abbia cambiato Vitale, se l'ha fatto in un eccesso d'ira perché Vitale aveva commesso un errore, di certo non doveva mettere un difensore, ma poteva mettere Milinkovic e arretrare Vastolo a terzino con lo spostamento di Salviato difensore centrale. Invece è stato un cambio difensivo che non mi è piaciuto per niente. E il cambio, ripeto, per me non andava fatto, perché si poteva comunque spostare Vastola dietro e tenere la squadra come stava, perché giocare 80 minuti in 10 avrebbe portato, e come ha portato, un dispendio di energie notevole, e quindi tre cambi ci sarebbero stati di vitale importanza e lui questo jolly se l'è giocato. Questa cosa non è stata buona dal mio punto di vista. Altra cosa, c'è qualche giocatore che comincia a segnare il passo per la stanchezza, perché il mister è fissato con i soliti 11 giocatori. Io capisco che questi gli danno sicuramente affidabilità, però è anche vero che i giocatori di una certa età non possono giocare sempre in panchina. C'è giocatori validi e io mi ripeto per l'ennesima volta che Milinkovic è uno di questi, e quanto è entrato ha dimostrato di essere una forza della natura. Marilungo non mi è sembrato questa volta all'altezza della situazione, ha corso non ha combinato niente di buono, quindi un cambio che farei a Pescara e farei riposare Marilungo, perché Ferrari per me è il giocatore unico che deve titolare e inamovibile, perché è l'unico che fa salire la squadra, e proverei a ridare un po' di vivacità di Francesco facendolo giocare dietro le punte, perché era legato in quella posizione, adesso che l'hanno conosciuto riescono a marcarlo, invece giocando dietro la punta può fare degli inserimenti che possono essere pericolosi, e quindi con lo spostamento di Milinkovic a sinistra
potremmo fare una squadra veloce che potrebbe creare problemi al Pescara. Speriamo di andare a prendere questi tre punti, perché altrimenti la situazione è davvero drammatica e non c'è speranza. L'ultima parola lo devo dire verso la società. È vergognoso che una società, dopo che i giocatori in campo hanno conquistato in pratica la salvezza, ci fa dare tutti questi punti di penalizzazione per aver pagato in ritardo. Questo non è la società competente, è la società corretta. Purtroppo non sono stati dei geni sotto questo aspetto, anche se il figlio del presidente ha sempre parlato bene, che hanno i soldi, stanno bene, nessuno vuole mettere nulla in contrario, però una società seria non mette in condizioni la squadra di retrocedere per 7 punti di penalizzazione. Quindi anche la società deve fare il mea culpa. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Brevemente, prima di andare in pubblicità, concordi anche su questo? No, assolutissimamente. È troppo comodo fare la critica dopo avesse fatto Iucatissi, Cai, Sembrone e Giovanni. Là, quando hanno cacciato l'uno perché dice ha sbagliato, si vede che con suo a pallone non ha giocato mai, perché può succedere, ti può succedere all'inizio del primo tempo, dopo 5 minuti di partita, quando ti può succedere verso la fine, perché è la situazione che si crea un po' anomala e tu in quel momento o sei claudicante o stai messo male con la postura e vedi scorrente, fai un'entrata che non dovresti fare. Purtroppo succede. L'unica cosa è che io dico che avrei cambiato atteggiamento. È vero che il Lanciano doveva vincere, ma si può anche vincere coprendoti. Non è detto che ti attacca per forza e da fa per forza la partita. Sì, e forse pure... anche quella scelta di levare subito Vitale, di non arretrare Vastola, io di andare a modificare. Avrei fatto praticamente 4-4-1, capisci? 4... Avrei aumentato il centrocampo, avrei fatto il gioco all'italiana. Cioè, non è detto che io dentro casa devo per forza fare, capisci, la partita, perché anche il pareggio in casa ti può servire in questo momento. E in questo momento mi poteva servire pure il punto, quindi gioco con molto più parsimonia e cerco di andare in contropiede, ecco, tra parentesi, questo. Invece se tu attacchi pure in 10 fa lo tipo e dopo ne si capisce gli schiappatoni. Eh sì, in quel caso devi avere la forza per fare un certo tipo di gioco che è antipatico alla tifoseria e anche ai calciatori, però se lo fai bene, ma che efficace, tu puoi riportare a casa i punti. Questo è il concetto. Sulle critiche, questa mossa, intanto tantissimi messaggi, molti anche contro la proprietà, qualcuno che ricordava, magari se c'è qualcosa da dire lo diciamo fra 270 minuti a termine della... Giustissimo, questo è giustissimo. Io, come ho detto prima, ripeto, l'ho scritto anche su Facebook, non è il momento di criticare né la società, né l'allenatore, né il tifo, perché anche i Maio devono capire che noi amiamo questa squadra e quindi ci può stare che perdi con la Venti. Il tifoso però è rimasto anche male di questo. Sì, ma lì, cioè, ti vedi crollare la Serie B addosso. Cioè, certo, 7 punti per una squadra abituata sono a fare quei 46-47. Speriamo che ci ridanno qualche punto, perché se ci ridanno qualche punto io credo nella salvezza senza fare i play-out. Sarebbe una vittoria come il Guardate che sta retrocedendo una squadra di blasone, cioè il Livorno sta lottando per retrocedere ed è una scarso, grossa pianta. Livorno è scarso. Ho capito, però perché la società che ha sbagliato. Francesco vale come tutto il Livorno. Dall'inizio del campionato che hanno sbagliato a cambiare gli allenatori. Noi un anno avevamo uno squadrone, abbiamo cambiato 4 volte l'allenatore e mi retrocesso lo stesso. E ci avevamo uno squadrone, cioè, ma noi Gianfranco, 40 persone. Noi Gianfranco, la quindi, squadra che allora, ci abbiamo, cioè come facciamo a stare là? Cioè noi il girone di ritorno come facciamo a stare là? Cioè, il girone d'andata problema. Purtroppo non vorrei dire niente né a Rinità né a Casati, che sono comunque due buoni giocatori, però io penso che se c'era Cragno non stiamo a parlare di queste cose al momento. Sulle considerazioni di Battistella telegraficamente, anche sull'atteggiamento tattico. Maragliulo si è pronunciato, che gli feci sta domanda proprio nel post partita, e lui dice: un allenatore quando si verificano determinate situazioni fa dei ragionamenti, io ho fatto quella scelta perché vedevo meglio Salviato a centrocampo e rinforzare la difesa con un difensore puro. Quindi ha fatto una scelta, è evidente che se vinceva la partita aveva fatto una bella scelta, ha perso la partita, ha sbagliato.
Però ci sta, cioè un allenatore sta là, sceglie, è il suo compito, è troppo facile, come diceva pure Gianfranco, a dire. Il fatto di Milinkovic è un bravo giocatore, ma ha un amore per la palla che è notevole, cioè lui gioca per sé. Invece noi l'avevamo detto all'inizio e lo ribadisco, i campionati si vincono anche Bonazzoli forse ci Bonazzoli si era fatto affidamento ha deluso totalmente tantissimo. Perché? Ma non perché non per demerito suo, cioè Bonazzoli non fa il gioco di Ferrari, quindi o gli cambi l'assetto della squadra per sfruttare Bonazzoli o Bonazzoli non può stare in questa, non può fare quello che fa Ferrari. Ma è anche penso che sia pure è diverso, ma anche moralmente non, cioè lui è venuto a Lanciano descritto da Idro, si pensava di giocare, trovare spazi, guarda, invece non è stato così. Ma lui altre se Bonazzoli lo mette in una squadra dove si fa il gioco offensivo con le fasce, che si sfrutta le fasce, che lui sta là, non può fare che parte da dietro, va la sponda che fa Ferrari, non l'ha dimostrato in campo, un giocatore di notevole esperienza, caro Bonazzoli, se comunque ci stanno dei giocatori che giocano per sé, a pallone un po' niente, esatto, non puoi giocare tu al campo, o glielo faccio capire prima di metterlo in campo, esatto, o guardi che forse tu non capisci, io che in 11 in 11 quindi quando prendi la palla tu non devi giocare per te stesso, devi giocare per la squadra, ti devi mettere a servizio della squadra, sia che si chiama Bonazzoli, Giovanni, Prangini. Se non capisci questo concetto così semplice, non puoi giocare a pallone, non con lo Lanciano, con lo Pescara, non puoi giocare. No, su questo noi ce n'abbiamo uno che è nitrita, è bravissimo, non è che non è bravo, è bravissimo, è un altro affezionato. Ma se lui riuscisse a capire come Caprari, chiedo scusa, se giocano per la squadra, la Padula sì perché è forte, perché gioca per la squadra, esatto, gioca per la squadra, si danna l'anima. Benalì la stessa cosa. È la Padula il giocatore che deve temere il Lanciano, anche vista l'assenza di Amenta? No, assolutamente. Ecco, forse l'assenza di Amenta è molto importante. La Padula, niente, se ci c'ha, non deve temere nessuno. Lanciano la veniva da fare la partita su, punto e basta. Che buteme. I tifosi ci credevano, li abbiamo intercettati prima di Avellino, te li faccio vedere, in Virtus Street gli abbiamo chiesto se credevano ancora nella salvezza, vediamo che cosa hanno risposto. Vai grande Gianni, Virtus Street. Discorso salvezza, ci crediamo? Sì, assolutamente sì, anche perché comunque ci sono tutti i presupposti per poterci arrivare, la squadra è viva, gioca bene, lo sta dimostrando in queste ultime gare, quindi ci sta tutto il fatto che possiamo, sta tutto quanto il fatto che ci possiamo salvare, ecco tutto qua. Ma credo di sì, perché nonostante i punti di penalizzazione, però la squadra nelle ultime giornate sta in buone condizioni e lo sta facendo vedere, ecco, pure sia domenica, sabato scorso a Cagliari, sia l'altra in casa, credo che ci si possa fare. Ecco, oggi è una partita fondamentale perché con la vittoria di oggi secondo me si rifà un balzo in avanti enorme. Sin dall'inizio ci abbiamo creduto, ovviamente malgrado tutte le vicissitudini, malgrado anche i capiscitori, le vicissitudini societarie, la matematica dice questo, quindi dovremmo potercela ancora fare, visto anche il tipo di gioco che stiamo esprimendo in questi ultimi giorni. Perché ne parliamo? Assolutamente il Lanciano si salverà, il management e la società stanno mettendo il massimo e penso che i tifosi e le persone che sostengono la squadra devono essere vicini a questo momento importante in questo scorcio di campionato. Io ci credo fermamente, ma da sempre, dall'inizio, perché ha alle spalle una grandissima società e dei ragazzi che hanno voglia di giocare e tecnicamente sono molto molto validi. Speriamo di sì, oggi è una partita importante, speriamo di conquistare questi tre punti e di continuare a sperare anche dalla prossima partita, magari col derby col Pescara. Serve un'impresa, però noi ci crediamo fino alla fine. Io ci credo perché questi ragazzi danno anche il sangue per queste partite che ci mancano. Io ci credo perché hanno la buona volontà di salvarsi. Eccoli qui, questi tifosi, prima della partita, però con l'Avellino, Gianfranco, era un crocevia obbligato. Bisognava vincere, secondo te? Si doveva vincere a tutti i costi, è stata sbagliata anche l'impostazione, te l'ho detto, una volta che hanno cacciato una persona
doveva... Stupido quel fallo. Esatto, non è stupido, te l'ho spiegato. Purtroppo... Si poteva evitare? No, perché ti ho detto che la postura in quel momento, quel giocatore poteva che stava messo male. Si poteva magari non intervenire e non lasciare segnare l'Avellino e poi magari... Non è fatto, niente, dopo quel fallo dovevi naturalmente, giocando in 10, non dovevi andare allo sbaraglio. Eccolo qui, continuare errore di Vitale, poi Mokulu supera... Aquilanti su di lui carambola Amenta. Infatti che ci stava Aquilanti sopra la linea, quindi. Perché gli ha tagliato la strada, sì. Mentre correva, per me non gli ha dato la botta, ci è andata a sbattere il piede, capisci? Qui altro errore macroscopico della difesa rossonera, il tiro di Mokulu, i due miracoli di Alessio Cragno e poi qui la bella addormentata nel bosco e nell'area di rigore, in questo caso, e Mokulu fa gol. Però con i piedi uniti. Eh sì. Eccolo con qui, Cragno il che gol. Ha avuto quello che ha avuto alla testa. Io per non... me, vedi questo che lui ha tirato, questo è un fallo sul portiere. Esatto. Perché tu a piedi uniti non puoi andare incontro al portiere, perché tu lasci perdere come i piedi la palla. Se ne invi la palla e pi la coccia, dopo lui mi considera rubato. Che Cragno qualche partita fa l'altro proprio... doveva fermare il gioco, perché quell'uscita era pericolosissima. Non è questione, capisci? Comunque. Mo ci ritorniamo sempre c'è anche, fatti, c'è anche la munizione, sì. La munizione non data sul Ashidashi calcio di rigore che era già stato ammonito un minuto prima. Quello è calcio di rigore e forse lì l'errore più grande si rimane in 10 di Martinelli, forse lì avrebbe avuto l'occasione anche per riequilibrare le sorti anche numeriche della partita. Ma se vedi il fallo, cioè sia Amenta che questo qua fa un fallo da dietro. Mentre nel Lanciano c'era Aquilanti, c'erano altri giocatori che potevano anche non definirlo come ultimo uomo, io credo che ci poteva stare anche la semplice ammonizione. Considerato se era un arbitro, no, parlavo proprio quello di Amenta. Ha dispensato tanti cartellini. Perché all'inizio partita, in un fallo come quello, tu già hai dato il rigore, ci stava la non certezza che era ultimo uomo. Questo era uno dei giocatori che si è fatto vedere, si è fatto notare per i gesti nel finale di gara. Francesco, anche tanta sfortuna, però. Tantissima sfortuna, ma proprio tanta. Anche con l'Entella, ricordo. L'incrocio dei pali di Vitali, cioè anche la sorte che in questo momento non ci sta aiutando, quindi sembra che abbiamo la nuvola di Fantozzi addosso, come si suol dire. Ma si può superare. Ci sono 270 minuti, tutto può succedere. In 270 se minuti? Se non ci levano altri punti. No, quelli credo, magari... No, dobbiamo sperare anche che non ci siano i classici biscotti di fine campionato. Però in quel caso credo che Gianfranco è inevitabile che ci siano. No, Gianfranco. Ma purtroppo dici di no? Non perché ci può capitare tu e ci può capitare un altro uno. Se noi ti sto dicendo, se noi stavamo in un'altra situazione, quando si tratta dei biscotti, ve lo lanciano, già mi sono salvato, ma perché ti tenga condannato, scusa. Che me ne frega a me delle altre squadre, oggi ci siamo noi, ti ha detto male, ci stanno delle squadre tipo Crotone, tipo Avellini che incontra il Como, voi avete tutte squadre come noi, abbiamo tutte squadre che si devono salvare, non è facile, sono difficilissime le partite, era meglio incontrare le squadre che avevano i punti, tanto per intendere, che le squadre che si devono salvare perché cercano di giocare chiaramente alla morte. Perciò faceteci vincere a noi. E dove facete la festa anche lì tu, no? Se Pescara fa un ragionamento del genere, non riesce. Allora, il Pescara purtroppo per poter ambire alla Serie A e non starsi in dialetti puschi che dice se mette le soldi in sacco. Noi andare in Serie A per la nostra società vuol dire portare a casa il prossimo anno, anche se si retrocede, non ha importanza. Però tu al portare le casse societarie 30-40 milioni. Più c'hai due anni di paracadute e quindi la società che è povera, quella nostra sotto questo aspetto, può garantirsi minimo un altro tre campionati di Serie B con innessi e connessi, lanciando dei giovani, sì, perché il nostro presidente crede fortemente nel settore giovanile, che sta curando moltissimo e fa bene. Qualcuno chiede Gianfranco, ma tu ti filanciano Pescara, che qualcuno non ancora l'ha capito. Quelle della Surelli, tipo. Cioè si mette sorte davanti a me, faccio e quelle fa l'eco, fa. E qualcuno ti vuole telecronista a te per il prossimo anno. Sì, vediamo, dai. Io al momento voglio solo salvare, perché penso che la Serie B non la possiamo abbandonare. Cioè, ricordo a Trapani
Cioè, piangere per il pallone è stato tanto, eh. Ricordo mia moglie che mi chiamava e io per telefono piangevo. Cioè, quel giorno non lo scorderò mai. La piangi. No, ma però piange no, per piango. Il dolore per la squadra di calcio che no, 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 andare in Serie B. Lo so, cioè, stato, noi non siamo come voi che Serie A, Serie B. Mi sono fatte qua. Lo so. No, ma noi ci dà fare lo stomaco, purtroppo, voi non siete abituati. No, io pianto per la gioia. No, non siamo abituati perché purtroppo non siamo una società giovane sotto questa aspetto. Non sarà una retrocessione sul campo che dà fastidio. Indipendentemente dalla regolarità dell'attuazione di un regolamento, ma retrocedere in questo modo per una squadra è brutto. Io quello che dico, noi abbiamo fatto scrivere di sport al Fatto Quotidiano, che non parla di sport, era uscito un articolo sul Lanciano quando Maragliulo aveva fatto tutte quelle vittorie, il miracolo Lanciano che stava fallendo, cioè ha venduto tutti i giocatori. Qualcuno però puntualizza, sì. Domanda, la società è stata contestata da una frangia estrema, credo, della tifoseria, che domenica a Pescara non ci saranno perché non vengono in trasferta. Grazie Eva, questi tutti i punti di vista, anche per per ricostruire la partita in gas, però fuori casa in Givanda. No, perché non hanno la tessera del tifoso. Ah, del tifoso. Ah, non ce l'hanno. Sono contro la tessera del tifoso. Vabbè, ma io quando dico gli estremi, quando succede qualcosa, è sempre chi lo fa, la persona non equilibrata. La persona equilibrata si può arrabbiare quando vuoi, ma allo stadio si vede la partita, fa un po', inveisce un po', ma finisce là. La commedia chi lo fa? La solita decina di persone su 1000 persone, a San Siro su 20.000, 40.000 persone, ci sarà quel 300-400 persone. Ma è sempre una minoranza che purtroppo esiste qua, esiste a Pescara, tutte esiste parti, ovunque. Sì. Io li definisco i cretini del calcio che purtroppo ci sono e non gli puoi fare niente. E a quelli da fare la testa lo deposito, là c'è da stire, questo io sono un cretino. Esatto. Sì. Quello allora, là ci vuole la testa lo deposito. Però ripeto, deve... fanno parte del calcio che quando io, tu Maio, entri dentro al calcio dovevi sapere che esiste questo. Cioè tu vinci sei un dio, tu perdi sei un letame. È sempre stato così da quando il calcio è nato, da quando ci si giocava la bottiglia di vino. Quando parlava tutta l'Europa del Lanciano un paio di anni fa, non era una cosa bellissima? Esatto. Ma perché non ricordarsi questo? Purtroppo voi come società, i tifosi, sono giovani, non avendo fatto nessuna retrocessione e ripromozione, ci stanno purtroppo queste cose. Può succedere. Chi l'ha vissuto come me tantissime retrocessioni? Questo è un bel messaggio. Messaggio, sì, quindi pertanto messaggio. Non bisogna, capisci, né la famiglia Marcia la deve prendere più di tanto, no, abbandono eccetera eccetera, no, è là che tu devi essere più forte, creare una società più forte. Io sapevo dalle televisioni che stavano collegandosi con uno di Dubai, che ne sa, ci avrà la società più forte di qua, di là. E mo' di colpo tutti finiscono pazienti. Io queste cose mi mandano, capite, in frantumi il cervello. Guarda, ti posso dire, Giabra, in una conferenza stampa, Guglielmo Maio, quando si stavano vendendo tutti quei giocatori, disse, sto smobilitando, sto ricostruendo la squadra che se anche ipoteticamente torniamo in Lega Pro, noi abbiamo una squadra, una società. Anche se Fiorenzo, l'unico a parlare di retrocessione... è stato Luca Leone dicendo, quando ha presentato primo Maragliulo, dicendo la retrocessione fa parte di un contesto nel quale si opera. Lui non ha mai nominato i Maio non hanno mai nominato la parola retrocessione. Ma il discorso di un campionato dove stanno 22 squadre, per regolamento ne retrocedono 4. E non sta scritto a nessuna parte, escluso il Lanciano. No, 4 ne retrocedono per una serie di circostanze. Chi riesce a fare più punti, chi ne fa di meno, chi per sfortuna ne fa di meno, però alla fine da questi 22 squadre 4 vanno via. Noi non ci vorremmo stare, ripeto ancora una volta, non ci dovremmo stare, non ci saremo. A livello calcistico ci sono ancora 9 punti da giocarci, finché non ce li giochiamo, finché non esce la sentenza che noi non siamo capaci di fare i 9 punti. 9 che sono 10, perché ripeto, se arrivi a pari punti con la Salernitana e la Latina, comunque gli scontri diretti sulla nostra squadra. Credo che qualche punto ce lo ridaranno. Sempre ho letto prima un tifoso che diceva quando fanno il ricorso, se l'hanno fatto, non si sa nemmeno se l'hanno fatto. Io credo che il ricorso lo faranno. Effettivamente, leggendo la sentenza, qualcosa per riprendere 1 o 2 punti
esiste una possibilità, speriamo che l'avvocato che la società nominerà sia così bravo che... Qualcuno dice, proprio a proposito di prima, anche ricollegandoci al discorso di Gianfranco, Verna e Di Filippo del prodotto erano... Di Filippo tant'è che fa parte della prima squadra di Primo Maragliulo. Verna, Luca sta Verna bene, sta giocando, sta facendo la differenza con il Pisa di Rino Gattuso, assistito da Donato Di Campi, sta facendo benissimo. Purtroppo a Lanciano però non ha avuto spazi che probabilmente si, allora, si aspettava. Allora, sui giovani innanzitutto ci si deve credere, bisogna crederci. È una cosa fondamentale avere un settore giovanile per una squadra che gioca tra i professionisti, è molto importante, perché proprio dal settore giovanile è chiaro che poi, siccome sono cambiate le cose, caro amico mio, perché mo il calcio lo fanno i procuratori, questi zozzoni lo fanno naturalmente d'accordo, capite, la mazzetta sotto banco, il genitore che c'ha le quattrini dice fai giocare mio figlio, ci stanno delle società che non faccio i nomi perché se no prendono i soldi dall'inizio del campionato. Poi però che cosa fanno questi signori? Racchiappano un po' di soldi, si tord e abbandonano la squadra. Non succederà anche il prossimo anno, succede, vedrai qualche società che fa così, perché il calcio è questo. Tu invece in un settore giovanile ci devi credere, fare una programmazione come l'Ascoli che ha preso il Ceteo Di Mascio e gli hanno dato la squadra per 5 anni, e vedrete che tra un po' anche lì cominceranno a uscire i giocatori. Poi però non devono andare a giocare i raccomandati, devono giocare, perché li vedi in mezzo al campo se quello sa giocare o non sa giocare. Oh, ma mica c'è una grande scienza per vedere se quello sa giocare a pallone, se... e ha carattere, se è un duro, se è uno che è abituato al sacrificio, da là lo vedi se può diventare qualcuno, perché si parlava tanto di quel giocatore dell'Avezzano che è andato alla Juventus, Alessio Di Massi. Esatto, adesso ho visto lo torneo di Viareggio, ma se dovessi giudicare per il torneo di Viareggio a quello che dicevo, Avezzano, lascia per lo pallone, è un'altra cosa. Capisci? Però non è questo, lui si deve ancora ambientare, è una città nuova, non è facile per un ragazzo, che poi lui non è più neanche un ragazzo perché già mi sembra che sia un 96 tra parentesi, quindi non è 97-98, quindi già c'è l'età. Quindi pertanto questa è la cosa importante, i mai non si devono scoraggiare, io mi auguro che questo non succeda, ma se dovesse accadere non è mollando la presa, no, rinforzando la presa. Rinforzando invece la presa? No. Ci riprenderemo la squadra, torneremo in Serie B, cercheremo di fare una programmazione, non è che ci dai subito l'anno dopo, tra un paio d'anni ci rivai. Il Crotone mo farà la Serie A, mo te lo metto per iscritto. Crotone ha programmato anni, tanto. Massimo 3 anni starà in Serie C, te lo metto scritto. Però ne pensavo così anche del Carpi, no, del Sassuolo. Quando le tue figlie ti salutano intanto, no, grazie, dicono che sei molto bello. Perché Carpi e Sassuolo sono due presidenti che fanno paura, attenzione, lo Sassuolo ci sta ma pei. Non lo so, quello che la sabbia ha fatto le miliardi, lasci perdere, che la sabbia vende la sabbia. Quindi per te non saluto anche il gruppo cosa. Retinati, scusa, colgo l'occasione, il nostro gruppo storico su WhatsApp, dove siamo una trentina di lancianesi puro sangue. Le primule dove qualcuno... sono Angel... sì, sembra uguale, Qualcuno dice sì, perché ho un garden di piante, faccio. Quindi ecco, tuo fiore preferito, diciamo... che associeresti a questo Lanciano qual è? In questo momento una bella rosa. No, in questo momento un'orchidea. Che noi siamo, siamo i migliori, una delle piante fiorite migliori che c'è. Quindi mo ci vuole essere un crisantemo. No. Quelli a novembre. A novembre quando a novembre c'erano tutti. Ma di cosa parlate? Dei Maio, del futuro dopo questa gestione sgangherata? Quest'anno c'è stata poca chiarezza, magari ci sono stati dei problemi. Qualcuno tra virgolette sottolinea il fatto che magari ci voleva più chiarezza anche per i punti, qualcuno non si aspettava tutti questi punti di penalizzazione. Nessuno si mette nei panni della famiglia Maio? No, cioè, probabilmente non è possibile che la famiglia Maio in questi anni 2014-2015 abbiate cacche ammazzata a livello imprenditoriale e via discorrendo, può succedere, no? Ci sono gli alti e bassi, e risolvere le problematiche non è che sia santo semplice, quindi anche loro erano presi un po' da, diciamo così, da momenti difficili, chiaramente hanno dovuto rivedere i budget, hanno dovuto rivedere gli stipendi, parecchi giocatori hanno detto grazie, arrivederci, per cercare di equilibrare un po' la cosa e cercare naturalmente di salvarsi
con il salvabile, se ci riesco, se no intanto preparo la squadra per il prossimo anno, ma non cacciando Tizi, Kai, Sembror, Giovanni, Frangini, ma ricostruendo qualcosa di buono. Vi faccio vedere il nostro giudice, con i giudici come ci vai d'accordo Gianfranco? Il nostro giudice Cancelli che dà sentenze su... Appunto, danno certe sentenze, ci stanno... allora, i figli si sposano, no, i figli si sposano, a un certo momento fanno i figli, divorziano, con lui sta a spasse, non può mantenere delle figlie, lo giudice che fa ha da pagare un nonno, ma che cazzo c'entra, scusa. Però il nostro giudice in questo caso... No, per chiarire, ce ne sono 10.000, come fai a ragionare? Tu lo giudici, ne può fare. Si esprime sulla Virtus, vabbè, vai, giudice avanti. Giampiero Cancelli, vai. In nome del popolo frentano dichiaro aperta l'udienza. Bene, anche contro l'Avellino purtroppo, sottolineo purtroppo, abbiamo masticato il boccone amaro della sconfitta. Tre sono i punti che porto a processo oggi. Il primo punto è l'aspetto psicologico sul quale Primo Maragliulo dovrà lavorare molto, quindi dovrà entrare nella testa dei suoi giocatori, oltre che sull'aspetto, diciamo, tattico bisogna entrare più sull'aspetto emotivo della squadra, ma sono sicuro che ci riuscirà. Il secondo punto che porto in esame oggi è un invito a ricompattarci tutti quanti insieme, a mettere da parte le incomprensioni. Signori miei, ci sono rimasti 270 minuti, viviamoceli fino alla fine e senza magari troppi dissapori. Il terzo punto è il cosiddetto fattore C che esiste nella vita, così come nel calcio. Bene, però va ottenuto, conquistato fino all'ultimo, quindi contro Pescara, Ternana e Livorno non è ancora detta l'ultima parola. Così è deciso, l'udienza è tolta. Allora, questo è il giudice Cancelli, che saluto e abbraccio. È piaciuta la miss del giudice Cancelli? È una bella faccia d'ambrellare. D'ambrella. Però non sono, ho capito poco, ma comunque va bene. È stato severo. La cosa importante... Ha detto compattezza. Il discorso della partita, io te lo dico da tifoso del Pescara, è tosta. Tosta sia per noi che per loro. Tutto qua. Mi dispiace che ci siamo incontrati in un momento che a noi servono i punti e a Lanciano gliene servono di più. Purtroppo. Certi che se passiamo a perdere, non è che mi suicidi noi, questo è poco ma è sicuro. Ha perso, abbiamo perso 9 partite di fila su 27 punti. Ne macchiappate, ne abbiamo perse 24. Solo che in questo momento particolare, attenzione, noi non abbiamo nessuna in difesa. Che io ho detto, se fossi mister Oddo, l'ho detto prima, non dopo la critica, io prenderei Memusciai e lo metterei al libero, gli farei fare il libero perché è un grande colpitore di testa, i piedi buoni ce l'ha per il lancio dei 30-40 metri, per impostare l'azione e sa dirigere la difesa con l'esperienza che ha, è uno di 27 anni, 28 anni, non ho capito. Ma tanto che lancia la palla poi... sta aquilandi là, quindi. Vabbè, è tranquillo con la... mi mette l'ombrella alla padula. Ma Aguilante, onestamente, insieme a quello che lo Sferracavallo, lasci per. Purtroppo il gol di Aguilante e lo Sferracavallo poi portando in la baracca. È un ragazzo tosto, io gli auguro un mondo di bene. Aguilante, giocate con le giovani del Pescara. Grandissimo giocatore, puro sangue frentano. Tutto può essere, domenica, l'importante che sia, innanzitutto, una bella giornata di sole. Kenzucene, Casino, eccetera, eccetera. Ma i casini non ci sono, capite? Mai stati. Quindi pertanto, poi vorrei dire a Pescara, se là ci stai i passi, no? Non ci sta più lo posto per i passi, cioè tutto non passi a Pescara, capito?
perché nessuno può fare due passi, no? Non è buono camminare, capisci? Ci sta la gente che ne sta buono e serve lo passo per arrivare dentro lo stadio. Quelli invece hanno tutti i passi, perché capite, le SUV, le cose, lasciami le scale. Pescara diceva uno una cucca, capito? Un film, è tutto un film, lascia perdere. Come si va a Pescara e soprattutto con quale spirito da Frentano che ruggisce? Siamo proprio in conclusione. Pescara si va tutti uniti, compatti, con la voglia di vincere, perché noi vinciamo, lo dico e lo ripeto. E niente, dobbiamo cantare, sostenere la squadra, lasciare alle spalle questi punti di penalizzazione e i problemi con la società, li affronteremo a campionato finito e con la voglia di vincere e di ruggire. Un ruggito in diretta, me lo fai? Sì, noi vinciamo a Pescara perché siamo il Frentano, ruggiremo e porteremo i tre punti a casa. Dopo toccherà alla Ternana e al Livorno, condanneremo il Livorno alla Lega Pro. Perché? Perché noi siamo il Frentano e il Frentano ruggisce. Tu Fiorenzo? Sarà una bella partita. Diciamo che chi vedrà la partita vedrà una bella partita, perché entrambe le squadre vogliono vincere, quindi sarà sicuramente una bella partita, perché il pareggio credo che non servirà granché al Pescara, forse qualcosina al Lanciano può servire. Quello che è importante, io credo che forse non ci sarà Ferrari perché ha qualche problemino, speriamo che recuperi, perché è una pedina molto importante per quanto concerne il gioco offensivo del Lanciano, e contrariamente a quello che dice Battistella, la presenza di Marilungo, anche con una gamba sola, è importante, perché Marilungo fa delle cose, delle giocate. È vero che ha delle pause, tutto quello che si vuole, ma fa delle giocate soprattutto per dare spazio a Di Francesco, e potrebbe essere l'arma vincente proprio quell'asse Marilungo Di Francesco. E poi io me ne accorgo se lo Pescara sta a fare la vacca, io le vedo subito, non è che a me mi possono fregare, io le vedo a mezzo lo cambio la partita, non è che stingere, io le vedo se si stanno impegnando per vincere la partita oppure no, quindi non voglio dire niente, io dico solo... Gli ultimi derby sono stati tutti equilibrati. Io dico sia a Lanciano che a Pescara. Chi si estranea dalla lotta è un gran figlio di mignotta, punto. Però gli ultimi derby sono stati sempre molte, anzi qualche sfilo ce l'hanno fatto, ricordo il rigore di Ragusa, ricordo il gol al 93esimo l'anno scorso, se non avevamo preso tre punti. Quando cioè avete... guarda che la, tutta questa supremazia fatto... in campo non c'è mai stata. Cioè quando ci avete non fatto c'è mai dupere... stata. No, però hanno sempre vinto. Voi avete fatto soffrire, spesso lo chiedete. L'avete sempre batustato, noi per esempio che lo chiedemi sempre, io non ci ho vinto una volta negli anni... Ci sta la pressione, però io non ho mai visto la supremazia del Pescara ma sul campo, mai. Sono sempre voi, qua lo chiamano derby, lo vogliono far diventare un derby, per noi, per me non è un derby, è una partita come un'altra, è una squadra, la stessa squadra. La vogliono chiamare derby, vogliono appicciare fuoco, ma non è che può appicciare, tanto non esiste, non è un derby. Io dico solo che... devono impegnarsi, forse uno io mi auguro che sia un bello spettacolo per tutti quanti quelli che verranno allo stadio, che sia una giornata di sport e vinca il migliore. Questo è quello che desidero io non è che farò il tipo che Pescara mi spiega, mi strappa i capelli, guardo la partita e vai, e me ne accorgo che si stanno a fare le vacche, me ne accorgo, però è che se me ne accorgo, guarda. Io devo concludere, grazie a Gianfranco Semproni, come sei stato con noi Gianfranco? Benissimo. Spero che l'anno prossimo ti possa rinvitare con la squadra in Serie B. E non dipende da me, dipende sempre da quello che sta là su. Se ci stinghi, Lo so che se ovviamente ci sarai, verrai molto volentieri. Grazie a Gianfranco Semproni. Grazie a voi. Grazie al Frentano che ruggisce, The King Francesco Paolo, emozionato. Molto emozionato, però mi sono abituato... alle telecamere. Se rimaniamo in Serie B per l'anno prossimo faremo qualcosa. Ci farai Frentano Ruggisci. Istituzionalizzeremo questa rubrica con te. Grazie a Francesco Paone, grazie a Fiorenzo Carlini. Il suo bicchiere mezzo pieno mi piace. L'altro mezzo lo versiamo noi. Diciamo che è mezzo pieno. Va bene. La classe non è acqua, lo stile è Virtus Style. Buonanotte a tutti. Alla prossima.